Bentornati, bentornati a buon pomeriggio. Siamo di nuovo con Mirella Stazzi, che prima di riprendere i segni ci deve dare un annuncio, vero? Un annuncio, sì, un regalo che vogliamo fare a tutti i telespettatori di buon pomeriggio per quanto riguarda l'oroscopo. Avete qualche domanda, magari sul vostro segno zodiacale, sulla persona che vi interessa? Beh, potete scrivermi, scrivete alla redazione di Buon Pomeriggio lasciando il vostro nome, il vostro numero di telefono, luogo e data di nascita. Vi risponderò ovviamente. Ma fantastico! Sì, questo è un piccolo regalo. E quindi fai una cosa personalizzata. Tutte le settimane sceglieremo una persona, la prima persona che ci scriverà chiaramente, e risponderemo alle sue domande. Risponderò. E poi gli fai proprio l'oroscopo per... Proviamo a dare un'interpretazione astrologica magari del tema, del problema che la persona in quel momento mi espone, quindi magari riguarderà l'amore, riguarderà un problema di lavoro, ci sono tante tematiche. Sbrigatevi a scrivere, sennò scrivetemi, così risolviamo meglio io. Risolviamo tutto. Così risolviamo un po' di problemi. Proviamo. Ricominciamo da dove? Dagli amici del Capricorno, dalle amiche del Capricorno, e quale rappresentante migliore se non Kate, quindi eccoci. Middleton. Sì. È del Capricorno. È una grandissima stratega, ma anche una persona che sa poi portare avanti i propri sentimenti. E il Capricorno finalmente, anche l'uomo del segno, ovviamente negli ultimi periodi con Saturno ha saputo portare avanti le proprie iniziative con grandissimo coraggio, ma soprattutto vi siete affrancati da alcune situazioni davvero spiacevoli per quanto riguarda la vita familiare. Finalmente, lo dico spesso, lo dico in questo frangente, Urano è uscito dall'Ariete, quindi non disturberà più le vostre relazioni, anzi, passando nel segno del Toro, darà una grande forza, una grande grinta a tutto ciò che avete intrapreso negli ultimi anni addirittura. Quindi, restando però nel frangente, quindi in questa settimana, in questo weekend, c'è questa luna che disturba in Ariete soprattutto i giovani del segno del Capricorno, perché siete scalpitanti, volete fare cose diverse, volete magari portare avanti maggiormente le vostre iniziative, però non volete più sottostare alle regole. Ecco, in questo frangente cercate di non essere troppo precipitosi, troppo istintivi, perché il Capricorno è un segno istintivo, che se ne dica, anzi, quando parte, quando vuole qualcosa non lo ferma più nessuno. Ora è importante invece organizzare bene, essere davvero dei veri strateghi, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, le coppie di vecchia data. Migliora però domenica, soprattutto nel pomeriggio, incontrate persone piacevoli, cercate di recuperare anche un vostro tipo di energia, perché state spendendo moltissime energie, ripeto, soprattutto per il lavoro, periodo eccellente, porterete a casa un grande risultato. Bene. Mirella, hai scritto arriverete a grandi risultati. Grande risultato. Sì, esatto. Rimaniamo sempre in casa reale. In casa reale, il leone. È il momento del leone rappresentato e di Meghan. Da Meghan Markle. Sì, assolutamente. Che qua non è venuta benissimo in questa fotografia. Ma è bella, Michele. Sì, è bella, è regale. A te piace più Kate, forse. Piace più Kate. Era venuta meglio, secondo me. Il leone è in questo momento, le amiche, gli amici del leone sono anche loro abbastanza tesi, perché ci sono delle situazioni che già partono dall'inizio di quest'anno che vi stanno disturbando. Ora bisogna capire un po' in cosa state indirizzando le vostre energie, perché, cari amici del leone, se siete proiettati sempre sulle questioni passate, lo abbiamo visto già dalla fine del 2018, bisogna darsi un po' reinventarsi, soprattutto a livello lavorativo. Qualcuno si è staccato o vuole staccarsi da un team di lavoro, vuole mettersi in proprio, si può fare tante cose con questo Giove bellissimo in Sagittario, e ancor più oggi con la Luna nel segno dell'Ariete potrete recuperare i vostri affetti o magari risentire anche una persona che vi aveva particolarmente interessato. Quindi il weekend è decisamente positivo, resta una sorta di, insomma, siete un po' di ostilità nei confronti però delle persone di vecchia data, delle situazioni che avete già vissuto. Avete voglia un po' come la primavera di risbocciare, di essere diversi e di essere comunque ascoltati, perché il leone in questo momento ha bisogno di dettare le sue regole, ripeto, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. C'è Marte in quadratura in Toro che può portare a delle divisioni in amore, nell'intimità. Ecco, in questo fine settimana cercate più che di dividere, di riunirvi, almeno se avete una persona accanto a voi che merita e vale la pena che ci sia ancora. Se invece siete alla ricerca, può essere davvero valido sabato sera. Fantastico. Bene. Indiscusse regine in amore. Esatto, eh? E re ovviamente. Beata Anche Is. Sì, vabbè, sì, vogliono essere ammirati, ammirate il leone.
Ammirate il leone. E adesso invece il cancro. Che c'è dietro? Vediamo. Meryl Streep, una grandissima attrice, un'attrice agguerrita, un'attrice che porta avanti la sua sensibilità, ma anche un modo stupendo ovviamente di fare teatro e cinema. Certo. Beh, che dire, il cancro è una grande fase di rivoluzione. E sarà ancora di più dall'estate, quindi questa è un po' una sorta di preparazione. Oggi non vi va molto di stare a contatto con gli altri, la luna in Ariete porta difficoltà, siete stanchi. Oppure avete voglia di dedicarvi al vostro fisico, magari state seguendo una dieta per essere più in forma, per essere più bello o più belli. Bisogna dare tempo, bisogna avere costanza, non perdersi d'animo. È un momento in cui anche per quanto riguarda le collaborazioni pratiche c'è un po' di maretta, perché qualcuno vuole fare per conto proprio. Il cancro non può più sottostare a delle regole, a delle situazioni che lo stanno penalizzando anche da un punto di vista economico. Allora, come fare? Trasformazione, o almeno cercate, magari in base anche alla vostra età anagrafica, non lavorate, siete in casa, cercate di reinventarvi un hobby, di fare qualcosa che davvero vi appassiona. Quindi oggi e domani, domenica decisamente passa una miglior luna nel segno del toro, grandi soddisfazioni dai figli o dai parenti, e vi stanno aiutando, cercatelo quell'aiuto, perché siete poi il segno più familiare, più bello, quindi avete bisogno del supporto degli altri. Seduzione, okay. E spirito guerriero. Esatto, il cancro sta tirando fuori le chele, se non gli artigli, devo dire. Passiamo adesso al segno dei pesci. Che sì, è il segno dei pesci, Ornella Muti. Bellissimo lo sguardo di Ornella Muti, sì, molto pescino, molto magnetico. Molto magnetico, esatto. Navigate in acque in questo momento abbastanza tranquille. Mercurio nel vostro segno zodiacale, contatti belli per il lavoro, nuove trasformazioni, portate avanti un ideale. I pesci in questo momento vogliono davvero e possono davvero fare la differenza nel loro campo, quindi bisogna capire un po' qual è il settore che maggiormente vi interessa. Chiaramente oggi con la luna in Ariete possono essere i beni patrimoniali, le finanze, i soldi. Bisogna rientrare di alcuni soldi, si può fare nel corso anche di questo mese, ancor più anche di questo weekend, però bisogna anche capire che non bisogna sperperare. Dico questo perché con Giove in quadratura c'è qualche cosa che non torna a livello magari immobiliare, avete cambiato casa, non vi piace, vi state facendo un trasloco, un qualcosa che porta via spese, porta via soldi. Ecco, organizzatevi, perché il pesce nella sua confusione è molto ordinato, quindi weekend è abbastanza frenetico, si recupera ampiamente domenica, la luna in toro per voi comunque è benefica, unita a Marte, anche qui soddisfazioni dalle persone intorno a voi, soprattutto dai figli, qualcuno può diventare nonno, qualcuno in questo momento. Sì, i pesci puntano molto sulla famiglia e sul ricreare una nuova armonia nel proprio nucleo familiare. Ma mi sembra bellissimo. Bello, molto bene. Positivo questo. Allora, andiamo avanti con l'insegno. Ecco la bilancia. E chi c'ha dietro la bilancia? La bellissima Monica Bellucci, che dopo tanti trascorsi, traversie amorose, si è lasciata con Vincent Cassel, ha ripreso un nuovo amore più giovane. Questo significa uno che scultore. Urano... Sì, uno scultore. Lo conosci tu, amico tu? No, magari. No, assolutamente molto no. Molto carino, devo Marco, dire. Tu lo conosci, chi è l'uomo della no, è più giovane però, più un bel tenebroso. Capello lungo. Un bel tenebroso. Carino, ho visto non le foto. No, è perché vabbè, non è italiano. Però capito, dobbiamo dire che è bello, non poteva essere che altrimenti accanto a Monica Bellucci. Non è italiano, non è vero? Capito. Che appunto nel segno della bilancia vi siete liberati finalmente di Urano, che per 7 anni ha sconquassato la vita matrimoniale, ha creato divergenze, ha creato anche un vostro modo nuovo di vedere l'esistenza. È arrivato finalmente Urano nel segno del toro e ancor più Venere in acquario, che è un tripudio di femminilità nonché di voglia di stare a contatto con gli altri. Weekend che però parte un po' sottotono, questo lo devo dire, la luna è in opposizione, quindi contrasti o comunque divergenze tra voi e un gruppo lavorativo, siete stanchi, magari vi stanno facendo fare gli straordinari al lavoro, ci sono un po' di questioni da sistemare, perché ogni tanto in questo momento potreste essere messi sotto scacco della bilancia, però sono piccole cose che fanno la differenza, nel senso che se avete compreso quali sono le persone che vi remano contro, ora è più facile difendervi, è più facile portare avanti le vostre iniziative e anche essere più belli, perché dopo un periodo difficile, anche da un
punto di vista di salute, recuperate, rifiorite in pieno. Domenica fate shopping, c'è bisogno di rinnovare il vostro look in questo momento. Fantastico, fantastico. Urano vi libera e Venere vi rende strepitosi. sembra una regola, però non è una regola, però diciamo che Venere, è una bella armonia. Sfruttatela questa Venere, conoscete persone nuove, voi della bilancia ne avete bisogno. Vabbè, terminiamo, basta con gli indugi, ragazzi, basta con gli indugi. Andiamo Scorpione, adesso non ce n'è più, dai, per nessuno. Avanti. Sentiamo Michele e Mirella, Luciana Lucetto, ironica, autoironica, lingua tagliente. Lo Scorpione insomma è un po' pepato in questo periodo, devo dire. Marte in opposizione crea un fastidio, insomma gli altri è meglio che vi siano alla larga, c'è una difficoltà. Ma questo vale per le donne, però vale per le donne, vale anche per gli uomini, vale Michele, gli uomini. Hai capito. Quindi bisogna un po' rimettersi in riga, bisogna un po' non essere troppo bassi al contrario, perché c'è solo da perdere. Perché dico questo? Mercurio è splendido nel segno dei pesci, quindi porta intuizioni vantaggiose da un punto di vista lavorativo, però se siete troppo scontrosi sempre sulle vostre, non vi ascoltano, non vi danno retta, quindi adottate una strategia diversa, siete un pochino più sorridenti, più malleabili. Oggi audaci gli incontri, oggi e domani la luna nel segno dell'ariete porta incontri favorevoli, spostamenti, persone che contano su di voi, ma siete voi che in questo momento dovete credere in quello che fate. Dico questo perché Urano ha da poco iniziato questo transito in opposizione in Toro, porterà dei cambiamenti, accettateli, perché potete rinascere dalle vostre stesse ceneri come le Arebe Fenice. Mamma mia, ragazzi. Audaci incontri, Roma Michele. Grossa, hai incontrato eh? Qualcuno e non me l'hai detto. Ma come ne sono accorto? No. Forse sa tutto lei, ma è fantastica. Va bene, grazie Mirella. Grazie a voi. Che succede? Che succede? Il trasloco. Trasloco a quest'ora del venerdì ogni volta. Ma che c'hai? La prova del no. Ragazzi, mi sa tanto che c'è? Al tecnico delle luci, fai abbassare un po' le luci oggi, che sembra lo studio di Barbara D'Urso. Non è quelle, che con tutto sto giallo fra Mirella. Ah, è colpa loro. Sì. Anzi, diamo un consiglio a casa, perché stanno arrivando un sacco di mail. Michele, abbassate la luminosità, ma non si è rotta la televisione, sono meri, è tutto normale, è tutto normale. Vabbè, facciamo così, facciamo così. Certo. Comunque è arrivato il momento delle fake news. Bravo. Sì, ecco. Ma prima delle fake news c'è la perla della settimana. Ce l'abbiamo, Michele, per te la un perla regalo. Della settimana. Eccola qua. Eccola qui. Perché Lega Salvini Premier, appunto, da Crotone. Pensiamo un po'. Che hanno fatto? L'8 marzo. Dobbiamo fare gli auguri alla festa della donna, giusto, giustamente, con bello. Questo manifesto. Ora non lo leggiamo tutto, ti leggo solo una cosa, solo Michele. Un passaggio. Chi sostiene una cultura politica che rivendica una sempre più marcata e assoluta autodeterminazione della donna, che suscita un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell'uomo. Quindi, cioè, non dovrebbe giustamente andare contro la dignità della donna. Questo è il manifesto. Un manifesto di... un po' controverso. Chi contrasta culturalmente il ruolo naturale della donna volta alla promozione e al sostegno della vita e della famiglia. Questa è la frase che... A Crotone pensano che la donna deve stare a casa a fare figli dalla mattina alla sera, non dovrebbe lavorare. Pensate un po' che lo stesso Salvini si è dissociato da Crotone. Tu immagina come siamo messi. Vabbè, questa era la perla della settimana. Complimenti a Crotone. Salutiamo la Lega. Quelli della Lega di Crotone. Di Crotone. La sezione di Crotone. Salutiamo. Salutiamo la sezione. Veniamo alle cose nostre adesso. Fake news. Ecco, i nostri guai. Siete pronti? Prontissimi. Partiamo subito. Allora tu devi fare ricorso al Hai ragione, Michele. Allora, Germania, una famiglia della Renania non paga le tasse e il comune decide di pignorare il cane e metterlo in vendita su eBay. Il cane è stato acquistato per 750 euro, mentre in Spagna dura la vita per il miglior amico dell'uomo. A Valencia il sindaco ha vietato le scatolette perché inquinano da aprile solo croccantini. Questa su El País. Allora, vediamo qual è la fake news. Sembrano vere entrambe. Sempre più difficili. Trattasi di entrambe, hanno l'aria della sola. Sì, c'è un tranello. Esatto. Le virgole. Allora, io proprio non ho la minima idea. La fake. Germania è cattiva, perché la vendita di un cucciolo è cattivissima. Potrebbe essere fake, vero? Potrebbe essere fake, proprio perché è cattiva, dico che è vera, quindi fake Spagna. Fake Spagna, vedi? Per Mirella. Ragionamento al contrario. Confusione. Psicologia inversa. Anch'io. Anche tu psicologia inversa? Sì, fake Germania. Ah, fake Germania. Fake Germania. Mirella Germania, invece fake Spagna. Sì. Vediamo. Michele. Michele non lo dice? No, ha detto fake Germania. Scusami. Vediamo.
Eccola qua. Tabadam. Dovrebbe arrivare. Ecco. In Spagna, signora. Parte bene Mirella. Attenzione. Non volevo essere cattiva. Amo gli animali, però. Brava. E invece è successo perché in una cittadina piccola, Halen, si chiama, nella Renania settentrionale, la nuova proprietaria si chiama Michaela Jordan. Ecco, questi sono i cagnolini. Ha fatto causa alle autorità cittadine accusandole di aver nascosto le cattive condizioni del cane, per il quale ha speso 1.800 euro di cure. Sì. E quindi naturalmente nell'annuncio eBay non si parlava di un cane sano. Fantastico. Complimenti. Voglio fare i complimenti anche alla testata che si chiama lazzampa.it. E meno male, è meno male. Molto carino. Vabbè. Quindi vince Mirella, passa in vantaggio. Seconda, vediamo. Inghilterra, Londra, una coppia si è risposata per la terza volta. Per due volte hanno divorziato. Oggi però promettono, convinti, non cambieremo più idea. Finalmente si sono chiariti. In Egitto invece una giovane donna, dopo 8 mesi di matrimonio, chiede il divorzio. È finito l'amore? No, la motivazione è che il marito porta sfiga. Porta sfiga, quindi divorzio. Allora, Michele, partiamo da Michele. Ma, secondo me questo è fake Egitto. Fake Egitto? Sì. Ok, Mary. Ridi. È difficile oggi. Sì. Oggi dai, ci siamo impegnati veramente. Faccio il contrario, dico fake Inghilterra. Fake Inghilterra, sì, e sì. Invece per Mirella? Fake Egitto, vediamo Egitto. Qual è la fake. È Sbadabam. Vince Mary, attenzione. Perché praticamente che cosa è successo? Eccolo qui. Dice che dopo il matrimonio, durato appena 8 mesi, bellissimo, la moglie ha iniziato a credere che il marito realmente portasse sfortuna. Ha dichiarato: quando accadevano cose strane, allontanavo il pensiero, non volevo crederci. Un giorno ho comprato un vestito bellissimo, era costoso, e ho aspettato un prezzo fosse più basso per comprarlo. Tornata a casa, l'ho fatto vedere a lui, ha detto: è bellissimo, compralo. Si è distrutto l'abito così improvvisamente. E lei parla così proprio, la moglie del figlio. Sì, deve essere dietro bari. Egiziana di dietro bari. È una pugliese, però sì. Appartiene a Mahmood. Comunque ha vinto Mary. Soltanto Mary. Ma brava bene. Mary, complimenti. Ma Michele è bravo perché è la festa delle donne, quindi sta cercando vuol far di agevolare. Andiamo avanti, vediamo la prossima. Allora, il comune di Parigi in Francia dichiara guerra a chi corre in auto da aprile. Chi supererà di oltre 20 km orari il limite di velocità andrà in carcere. Mentre in Svizzera, a Ginevra, un poliziotto si è lanciato in auto all'inseguimento di un ladro. Un mese dopo gli arriva a casa una multa per eccesso di velocità. Lo dice la stampa questo. Partiamo da Mirella. Qual è la fake news? La fake Mirella. Francia, secondo la me. Francia. Mary. Aspetta, sto ancora leggendo. Perché io rifletto sulle cose. Dunque, ora sta rispondendo. Fake Svizzera. Okay. Michele. Fake Francia. Abbiamo due fake Francia, un fake 50 Svizzera. 50. Vediamo qual è la fake. Spadam! E Michele azzecca. Bravo Michele. Allora, dobbiamo dire che però la decisione della Corte di Ginevra non è una decisione isolata, perché alle volte capita, è successo a un altro poliziotto, è stato multato per eccesso di velocità, perché in quel caso l'inseguimento non era giustificato, sì, perché non c'era un caso di effettivo pericolo, invece sfrecciava a 100 all'ora, quindi può succedere, può succedere. Ma sai perché è difficile quella? Perché mandare in galera uno per 30 km è troppo. Sì, vero. Infatti è pericoloso. Però sono svizzeri. Giustamente gli svizzeri sono precisi. Andiamo avanti, una nuova gara. India, un santone decide di farsi sotterrare vivo per morire e rinascere Dio il giorno dopo. Dio viene salvato all'ultimo da alcuni infedeli. Messico, il governo ha dichiarato guerra ai santoni. Chiunque curerà persone senza usarle le medicine ufficiali verrà denunciato. Quindi vediamo chi è, India o Messico, la fake. Ragazzi, mi sembrano due belle. Super. Quindi partiamo da Mary, dai Mary. Dunque, siccome ritengo che India probabilmente sia vera, la fake Messico. Fake Messico per Mary. Per Mirella invece penso la fake. La stessa cosa, fake Messico. Fake me e per Michele? Io penso sia fake Messico. Vediamo cosa succede. La casa dei santoni non mi convince, non lo so.
Infatti, oh, bravissimi, bravi, tutti e tre, vedi? Perché ecco qui la notizia: è successo nello Rajasthan, in India. Il santone praticamente si era calato in una buca e voleva essere sotterrato vivo. Alla fine, alcune persone che non credevano evidentemente al miracolo della rinascita in Dio l'hanno convinto ad esistere. E per fortuna, ma vi rendete conto che notizie circolano? Succede anche questo nello Rajasthan. Chiudiamo con l'ultima. Allora, Italia. Qua la sfida è dura, eh? Due amici decidono di fare un viaggio insieme a Valverde. Partono... Valverde è in provincia di Catania, sì, infatti. Partono da Roma con due auto diverse, ma uno va a Valverde in Sicilia e l'altro in Lombardia. C'è anche in Lombardia. Corriere della Sera. Altra notizia sempre dall'Italia, del Gazzettino: l'imputato parla solo dialetto casertano, mentre il traduttore è quello salernitano. Un giudice di Belluno ferma il processo per assoluta incomunicabilità. Era di Belluno, lo so. Qual è la fake? Qual è la fake? È Italia, la seconda, è la prima. La prima, quella di Valverde. Quella di Valverde. Sì, credo nell'incomunicabilità. Okay. Quindi fake, i due amici che decidono di fare un viaggio insieme. Credi nell'incomunicabilità. Mirella? Sì, anche io credo nelle divergenze. Ok, perfetto. Okay. Quindi Valverde, fake, vediamo. Fake Valverde. Bravi, avete concluso bene. Allora, dovrebbe far ridere questa notizia, però fa anche un po' pensare, perché... Hanno sbagliato il giudice. Dopo quasi tre mesi al tribunale di Belluno non riescono a trovare un interprete di casertano stretto, il processo è bloccato da mesi. Veramente. Ora non so se non lo vogliono cercare o nessuno dice di saperlo parlare. Sarà così, è così. Ora l'hanno trovato. Sì, 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 è il nuovo comandante dei carabinieri della provincia di Caserta. Meno male. Sì, proverà a riascoltare le... E io immagino già il giudice. Però è vero, perché i dialetti sono diversi, sì, hanno tante sfaccettature anche qui in Puglia. Sì, sono completamente Sicilia, diverse di tutta Sicilia, in Campania, un sacco di cose, non ci si può più fidare di nessuno. Però divertente come sempre. Meno male, Marco, sei pronto per continuare la nostra classifica? Andiamo al piano. Andate a suonare. Un momento, Ricky, ma che cosa mi fai dire? Dovete venire qui. Povero Riccardo. Allora, secondo primo posto. Allora, adesso, sì, siamo arrivati al secondo posto. Siamo in vetta. Ah, perché, aspetta, Ricky ha ragione, perché si riferiva a te, Marco, non Marco e Chico. Ah, ecco perché. No, vabbè, ecco, sono cose nostre. Sono cose nostre. Cose nostre, vabbè. Poi ve lo spieghiamo. Sì. Allora, sempre canzoni inerenti alla donna. Vabbè, scusa. C'è un pezzo di Zucchero che racconta, donne. Che racconta, beh. Che non è donne, perché no. L'abbiamo già fatto. Ah, non è qui. È Senza una donna. Senza una donna. Visto che la conosciamo, dell'inciso la cantiamo. Come ha detto poco fa Marco, ha detto: è difficile essere stonati fino a questo punto. No. Lei non è stonata. No, lei lo so, sto scherzando. Insomma. Non è così che passo i giorni, baby. Come stai? Sei stata lì e adesso torni, lady. Con chi stai? Io sto qui e guardo il mare. Sto con me e faccio anche da mangiare. Sì, è così. Senza una donna che m'ha fatto morire. Fantastico! L'omaggio di Marco Armani a voi donne, bellissimo. Bravo, e poi c'è, un pezzo primo posto, storico. Quello che preferisce Marco, vediamo qual è. Quello storico è quello di Fiorella Mannoia. Quello che le donne dicono. Però mi sono permesso di fare una piccola versione proprio dedicata alle donne. A voi, perché sennò avrei detto, certo, mi fanno compagnia.
Sì, non sono una donna. Ascoltiamo bene, Michele. Ascoltiamo, sì, dai. Io sono tutto orecchie. Vi fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con voi. E non andate via, ma nascondete del dolore che scivola, lo sentirete poi. Avete troppa fantasia, e se poi dite una bugia, è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento, ma voi no. E se vi trasformate un po', e per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con voi, siete così. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto noi vi troveremo qui con le vostre notti bianche, ma non sarete stanche neanche quando ci direte ancora un altro sì, un altro sì. Intensissimo, Marco Armani. Grazie Marco. Bellissime le immagini. Di tutte le donne che ci seguono. Ah, beh, beh, fantastico, davvero. Grazie. Bene, grazie. Bene, ma non finisce qui, è vero? Perché tra ma poco no, ci no, saranno no, le dediche di buon pomeriggio. Si canterà ancora, io molto poco, poi voi di più. Tutto tra quanto. Un minuto. A tra ecco. Poco.